di tutto il territorio, ha raccolto porta a porta, che ha portato tanti vantaggi sia dal punto di vista economico che anche dalla praticità, e i cittadini, lo devo ammettere, ne prendo atto, anzi, e li ringrazio, sono stati veramente soddisfatti, hanno accolto con molto entusiasmo questo tipo di raccolta. E questa amministrazione, cosa che non è riuscita anni, tanto meno quanto era sindaco lui, ha espletato due gare di appalto, fino a poco tempo fa qui si facevano solo incarichi anno per anno, ogni semestre e così via, mai fatto una gara d'appalto. La prima è andata deserta, la seconda, quando lui era ancora delegato alla Nettezza Urbana, e ha cercato in tutti i modi di ostacolare l'espletamento di questa gara, è stata completamente espletata in tutte le sue forme, in tutti i suoi dettagli, ed è stata assegnata alla ditta che ha vinto la gara. E a proposito della raccolta, io qui ho i dati dell'ufficio tecnico, io non parlo a bambera, io parlo con le carte che cantano. Ebbene, non mi ricordo le percentuali per cui le... nell'anno 2010 siamo partiti, tenete presente che prima che si istituisse la raccolta porta a porta, noi eravamo uno dei comuni meno virtuosi della provincia di Latina. La nostra percentuale si aggirava sul 12-13%, cioè una percentuale bassissima, forse a Roma ne vogliono i napoletani e le zone limitrofe allo stesso livello. Nel 2010 la percentuale della differenziata dei rifiuti urbani proprio con questo sistema di porta a porta era attestata al 29,06%, per passare poi nell'anno 2011 al 47,1%, e negli ultimi tre mesi dell'anno, gennaio, febbraio e marzo, siamo passati, sentite bene, dal 57,17% di gennaio 0,9% di marzo, quindi una percentuale altissima di cui siamo orgogliosi, e dovete essere orgogliosi soprattutto voi cittadini, perché se abbiamo raggiunto questa percentuale, il merito è solo vostro, ma certo di Franco Taddeo. Scusate che vi sento un attimo. Grazie. Voglio fare anche un'altra considerazione e rifargli un'altra domanda ancora. Stasera faccio solo domande. Durante il suo mandato, durante l'era taddeiana, che ha caratterizzato questo paese, che ha rivoluzionato, come dice lui, questo paese, che ha fatto tutto lui, come se noi che stavamo in amministrazione non capivamo niente, non facevamo niente, come se per andare in provincia, uomo, chissà con che ci andava, ce l'aveva scritto in pronto, se non ci andava con i voti miei e di tutti gli amici miei e di voi concittadini, questa è la ricompensa. Poi io non sono capace, io sono capace per questa persona, ero, adesso uso il passato, per me il presente con lui è finito, ero capace solo di una cosa, portargli i voti, e questo penso che ve l'ho dimostrato apertamente. Purtroppo è successo, è importante metterci rimedio. Durante, dicevo, il suo mandato, a proposito di immondizia, mi dovrebbe rispondere quante volte ha effettuato la bonifica delle zone dove andavano a scaricare questi rifiuti, le zone di discarica, vedi Pandaniello, vedi Via Parma, mai, mai. Io l'ho bonificato 3-4 volte, come arrivava una segnalazione di zone dove venivano scaricati i rifiuti, sottoscritto ha sempre dato ordini agli organi competenti affinché fossero bonificate queste zone. Nemmeno un'altra cosa si ricorda, ho fatto finta di ricordare a voi, dice, ma vi ricordate fino a qualche anno fa
tutto il territorio era pieno di cassonetti vecchi, maleduranti, puzzolenti, stracolmi di immondizia, che quando c'è capitata un weekend festivo, il sabato o la domenica e lunedì, si passava per la Francesco Baracca, per le altre strade, c'era un cumulo enorme di rifiuti. Allora questo era un letamaio, il territorio era un vero e proprio letamaio. Che cosa ha fatto per togliere di mezzo tutto questo? Niente. Adesso noi abbiamo portato il territorio al degrado ambientale. E vi ricorderete anche che ha posizionato presso il campo sportivo dell'Ausente un passone per la raccolta dei grossi rifiuti, materassi. Nel giro di qualche mese è andata alla pubblica e sotto su subito la direttiva delle pensioni alla mente di rifiuti. Quest'ante palino, questo innovatore della Puglia di Sant'Antonio, già usato per raccolti insieme a me, opere pubbliche, facciamo un esempio, non mi è stato messo in giornale la missione di finamento faccio dei cepiri anche come sta la cosa. Ma fa cosa. Per quanto riguarda l'ufficio dei cepiri con la Francesco Parra, è stata fatta una richiesta di iniziamento provincia nel maggio 2000. C'è stata anziana, questa è l'ufficio di prima, cioè di fatto un dito con catenale, lo credo. Diceva la Francesca Provincia nel 2015 un determinato numero 83 e un po' di 350 pari giudici a quelli che si fanno di anni con i soldi abbandonati di già e prima legge 2001 dopo che si è corretto il comune perché dovevano fare i figli perché figli e figli a soldi si fanno invece no di dover vincere non ci sono arrivati da 2011 a questa attività di cioè è un ufficio competente a tutte le un progetto un sito qua da iniziato per far venire e seguire un'altra cosa che sta avendo non è mai successo la prima è diventata così tante tante per la lei tante di quelle tante se mi pare che non è successo minaccia di voci fino a crisi per la tempo. Dico perché per reato dove sta l'ufficio mio nonno il gabinetto del pretendio perché rischi di perdere il finanziamento non è ancora oggetto non è caduto qua è passivo di nulla di vigilanza è stato proprio per essere risposto ma lui il pretendio è caduto stia già attuando e quindi alla punta che qua in provincia dice se tu tanto freno te te qua questo cuore che lo sti sceso scopo su aereo è uscito che noi stavamo che ci non ci siamo che altro queste situazioni lo scopo su aereo grazie a me poi sono sto io filato io questa vita è così ci ha dato per gli arruoli la situazione di un giorno c'è l'anziano c'è più di 10.000 euro a fronte della vita di quasi da 5.000 e mezzo di euro va bene questo sono lui ha proprio un cimitarone lui ha fatto tutto lui ma non ricordate che anni fa era ritorno il cimitarone è grande su lui ne non più avevamo e lo vede per dopo la vita dove sto così ha fatto il cimitarone a svolgere in funzione allora ho fatto due mesi perché è stata superiore sempre tenendo la guadagnata la fiducia e abbandonato senza meno un po' per quello che sta andando a discendere più che ero assessore lavori ho fatto venire quest'ora ho detto ma ci vede non te l'hanno costato un cittadino non sapeva cosa ma lei mi ha risposto di me al cittadino non stava così mi ha risposto grazie a voi.